Sì, diciamo che abbiamo fatto questo cambio tattico alla fine perché comunque eravamo sotto, dovevamo cercare di recuperare la partita a tutti i costi. Sono stato un po' sfortunato sul palo, poi per fortuna è stato bravo Gaetano a buttarla dentro. Miglior mancuso del campionato di queste prime tre gare, perché oggi più delle altre ti abbiamo visto anche dare una grossa mano in difesa, tornare al centrocampo e anche nella metà campo della tua squadra per dare una mano ai compagni. Sì, serviva quello, soprattutto il primo tempo. Credo che c'è stato molto spirito di sacrificio da parte di tutti. Se serve ripiegare fino alla bandierina, si ripiega fino alla bandierina per il bene della squadra e oggi andava fatto questo. A Cremona il tuo gol nel finale, oggi quello di Monachello. Questa è una squadra che ha un'ottima condizione fisica, ma soprattutto mentale, perché ci crede fino al 90esimo. Sì, e questo credo sia l'aspetto più importante, perché recuperare due partite così difficili su due campi così difficili è un segnale che la squadra c'è, è viva e lotta fino alla fine. Dobbiamo analizzare magari il fatto che andiamo sotto, però c'è da prendere veramente di buono questa cosa che credo sia un aspetto veramente importante per una squadra. Dalla tribuna, almeno quello che abbiamo visto noi, Pescara ha giocato per oltre un'ora meglio del Brescia. C'è stato quell'inizio di secondo tempo, quei 10-12 minuti in cui avete rischiato anche tanto. Cosa è successo? Sì, siamo rientrati e il Brescia ci ha messo in difficoltà, però credo che hanno avuto le occasioni, ma siamo stati bravi comunque a rimanere lì a tenere botta per aspettare poi appunto il nostro momento di ripartire, di fare le nostre giocate come poi è successo. Hai iniziato il tuo campionato in panchina, sei entrato e da quel momento la sensazione è che il Pescara non possa fare a meno di Mancuso. Lo dicono i numeri, Leo? No, assolutamente. Però i numeri dicono quello. Mi metto sempre a disposizione di tutti, poi ripeto, ho lavorato molto durante la preparazione, anche prima per cercare di arrivare pronto e fare un gran campionato, ma insieme a tutti i miei compagni. E dobbiamo cercare di continuare così. Non voglio metterti in difficoltà, però nella parte finale di gara, quando è entrato in campo Monachello, si è visto qualcosa di meglio in avanti, avete prodotto di più al di là del tuo palo, avete avuto anche occasioni dopo il pareggio dello stesso Monachello. Ma credo che siamo stati bravi magari giocando a due davanti a dividerci un po' i compiti e siamo stati pericolosi, però anche Andrea al primo tempo ha fatto un grandissimo lavoro di sacrificio, magari gli sono arrivati pochi palloni giocabili, però ripeto, l'aspetto positivo, l'aspetto che mi piace di questa squadra è che chi gioca, gioca, ci mette l'anima. L'ultima da parte mia, Leo. Lo scorso anno sei arrivato dalla San Benedettese con tante potenzialità, però diciamo, non avevi inciso tantissimo. Quest'anno tre partite, già sei indispensabile. Cosa è cambiato tra Mancuso dell'anno scorso e Mancuso di quest'anno? Ma l'anno scorso credo nella parte finale di essere stato in crescita e forse ho preso sempre più confidenza con la categoria, insomma, perché comunque era il mio primo vero anno in Serie B e quindi quest'anno sono ripartito con grande voglia. L'ultima, Leonardo, ora ci sono due partite in casa, il Foggia sabato prossimo, poi il Crotone nel turno infrasettimanale, perfetta media inglese, vittoria in casa all'Adriatico, due pareggi in trasferta, ora c'è l'occasione per fare un altro passo importante in avanti. Sì, anche perché è una partita molto sentita e quindi ci teniamo davanti ai nostri tifosi a continuare questo filotto positivo. Grazie, grazie, grazie a Leo Mancuso perché